Mio padre nel dicembre dell'87, 7 dicembre dell'84 viene assassinato dalla mafia perché solo per la colpa di essere cognato di Tommaso Buscetta. Noi non sapevamo nulla né di mafia né di altro, lavoravamo del nostro lavoro e ci eravamo salutati con mio padre davanti alla fabbrica perché lui tornava subito a casa, io facevo un giro. Mi avvio verso casa dopo aver fatto tutto quello che dovevo e mi trovo un cordone davanti, poco prima di arrivare nel palazzo dove abitavamo, mi trovo un cordone di polizia, vigili urbani, carabinieri, insomma c'era di tutto e di più. E a quel punto cerco di farmi spazio, di guardare e a distanza non molto ravvicinata vidi i piedi, erano i piedi di mio padre, erano inconfondibili. E l'ultima cosa che mi ricordo di mio padre sono i piedi, perché l'unica cosa che veniva fuori da quel lenzuolo che tragicamente lo copriva. Con mio padre c'era un rapporto quasi fraterno, io sono l'ultimo di 5 figli, il più piccolo. Io ho 4 sorelle, quindi ero un po' il gingilino di papà, ecco. Ero sempre attaccato a papà, ero sempre dietro papà. Papà credeva tantissimo in me perché da padre, da buon padre siciliano e quindi è legato tantissimo al suo lavoro, era convinto appunto che io potessi essere quella continuità che lui sperava da sempre. Una cosa che mi ha insegnato fondamentalmente padre diceva che tutto, anche la mosca che purtroppo incappava a battere il parabrezza quando viaggiavamo, era un sacrilegio che morisse perché era una creatura di Dio, quindi se era nata sicuramente aveva avuto uno scopo nella vita di esserci. Papà per me era più un angelo custode, ecco. Papà era il mio riferimento, era il modello d'uomo da seguire, per me era tutto, insomma. Lui viveva per i suoi figli e per la sua azienda. L'azienda è nata nel 51. Mio padre iniziò con un forno che non era un forno elettrico, mio padre incominciò con un forno a carbone. Eravamo veramente, era un'azienda leader nel settore in tutta Italia, eravamo conosciuti dappertutto e stimati soprattutto. E il nostro è un prodotto artigianale. Noi avevamo 15 dipendenti prima di morire mio padre. L'indomani della morte di mio padre non è venuto neanche uno più a lavorare. Io sto cercando di continuarla in mezzo a questo mare mosso proprio e spero di farla continuare anche ai miei figli. Il nonno Pietro per loro è un modello di personalità, è un modello di onestà ed è un modello di perseveranza nel lavoro. Nonostante la gente ci desse il consiglio di andare via, io sono abituato a pensare che chi ha ragione di se stesso non fugge a nulla, perché non ha nulla da cui fuggire.